Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, la Juve vola in finale di Coppa Italia, se la stramerita, batte la Fiorentina per 2-0, un gol per tempo come ai bei tempi, il primo di Federico Bernardeschi, stop di petto e conclusione d'esterno al volo, il secondo di Danilo su un contropiede chiuso con l'assist da Cuadrado, Cuadrado che contro la Fiorentina è fedele al motto, non c'è due senza tre, in campionato allo Scudiero, passo, doppio passo, conclusione, gol 1-0, nella partita di andata, semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, al Franchi il cross che provoca il gol dell'1-0, questa sera l'assist che chiude la partita col gol di Danilo sul 2-0, ma soprattutto la Juve ha giocato una partita intelligente, doveva e poteva gestire il vantaggio dell'1-0, ma l'ha fatto tatticamente benissimo, perché ha lasciato, ha concesso il possesso palla, spesso e volentieri anche orizzontale della Fiorentina, ma a calcio non si vince con il possesso palla, che ne pensi qualcuno, ma si vince creando le occasioni, e questa volta, anche questa volta, le vere occasioni le abbiamo avute noi, alcune le abbiamo lasciate per strada, però due gol li abbiamo realizzati, un altro bellissimo di Rabiot, come sempre annullato dal VAR per un piccolo fuorigioco, come era successo altre volte anche in campionato, sempre contro la Fiorentina, ma la Juve, a parte un intervento decisivo di Perin, ha sofferto il giusto e non ha quasi mai dato la sensazione di andare a subire un gol dei nostri avversari. La Juventus quest'anno ha giocato tre volte contro la Fiorentina, una in campionato e due in Coppa Italia, e sono tre clean sheet. Non ha subito gol e non ha subito grandissime occasioni da gol degli avversari. Anzi, le occasioni più nitide e importanti le abbiamo sempre avute noi. E quindi ci meritiamo, si meritano i ragazzi, vi meritate voi tifosi, di andare alla finalissima di Coppa Italia e di avere la possibilità anche quest'anno di poter alzare un trofeo. Ci auguriamo che la partita sia una bella partita sul campo, ci auguriamo che la finale di Coppa Italia, vista in tutto il mondo, lasci un buon ricordo dal punto di vista calcistico, ci auguriamo vivamente che, al contrario di quanto accaduto finora quest'anno, in questa partita ci auguriamo caldamente di non lasciare per strada della polemica. Cerchiamo di stare tutti veramente sereni e speriamo che gli unici episodi siano quelli determinati dai calciatori che li portano dalla loro parte per vincere. La Juventus ha un'altra possibilità anche quest'anno di alzare un titolo. La finale è l'11 maggio, prima però mettiamo a posto il campionato in classifica e poi ci dedichiamo alla finale. Volevano vincere, ma abbiamo vinto noi.